I siti scavati come tombe e tanti altri si sono rivelati delle vere e proprie miniere di informazioni sulla civiltà etrusca, perché ci hanno rivelato tanti oggetti della vita quotidiana. Il vino, ad esempio, veniva trasportato in anfore di questo tipo, proprio come facevano poi più tardi i romani. Insomma, erano le botti dell'epoca. Le granaglie e i cereali invece venivano immagazzinati in grandi otri, tutti decorati. Basta affacciarsi alle vetrine per vedere scorrere davanti ai propri occhi tanti fotogrammi della vita quotidiana di allora. Così, per esempio, si aravano i campi 24 secoli fa. E vedete, i contadini avevano degli strani cappelli cinesi per proteggersi dal sole e dalla pioggia. Ecco un fornello, se volete, era l'antenato delle nostre cucine a gas. Lo si poggiava sulla brace e sopra si mettevano delle pentole di coccio. Queste sono delle monete etrusche, tra le prime a essere coniate e utilizzate in Italia. Grazie a questi ritrovamenti è possibile tentare di ricostruire la vita quotidiana a quell'epoca e le ricostruzioni... All'interno di questo involucro di cristallo si trova uno dei più grandi capolavori dell'antichità, il famoso sarcofago degli sposi. Venne realizzato 2500 anni fa e rappresenta due giovani sposi etruschi seduti a un banchetto. Di questo tipo di sarcofagi, ne esistono solo due esemplari, uno è al Museo del Louvre a Parigi e l'altro si trova qui, al Museo di Villa Giulia a Roma. Ma questo è sicuramente quello più bello, stupisce l'eleganza dell'atteggiamento, la raffinatezza dei volti e anche dei tratti. Ma gli etruschi erano davvero così belli, oppure questi volti sono stati realizzati seguendo dei canoni artistici dell'epoca, molto idealizzati. La storia di Spurinna. Spurinna era un giovane etrusco incredibilmente bello, così bello che tutte le donne di ogni età e estrazione sociale cercavano di conquistare i suoi favori. Di conseguenza il povero Spurinna non solo era assediato dalle voglie di queste donne, ma doveva anche subire le gelosie e le invidie da parte dei loro mariti. Dunque a un certo punto cercò di mettere in atto quella che a lui sembrava essere l'unica soluzione possibile. Sfregiò il suo bellissimo volto con la lama di una spada, quindi dando un esempio formidabile di pudore e di castità. Ma non vi sembra che ci sia qualcosa di strano in questa storia? In effetti, in questa storia, le donne appaiono come seduttrici, mentre gli uomini come attenti alla loro reputazione e alla loro castità. Sembra quasi che i ruoli risultino invertiti. È infatti molto strana questa storia apparve agli stessi romani. Ora, al di là della verità...